Giorgio, passiamo dal aver celebrato il grande fenomeno del sprint, ormai del momento, ma credo del futuro, lungo futuro, visto che ha 22 anni, se non sbaglio. Sì, esatto, dell'86. Passiamo a parlare di quello che è successo invece in casa Italia, quindi una piccola delusione oggi. Ma io non parlerei di Black Saturday, cioè del sabato. Avevamo 4 speranze da medaglia, 2 sono sfumate in maniera diversa perché abbiamo cominciato con Brugnetti. Brugnetti si è battuto bene, però poi al momento, all'ultimo appello per le medaglie, gli sono scappati via l'australiano e poi soprattutto il russo Borkin e Jefferson Perez. Tutti hanno marciato ai limiti della correttezza, perché 18 e 20 gli ultimi 5 chilometri vuol dire andare sicuramente al limite della sospensione. Brugnetti si è battuto, ma non è andato oltre il quinto posto. Delusione per Andy Wow, ma la situazione è un po' quella di Tyson Gay. Quando tu vieni da un infortunio muscolare, sono 2 mesi che non gareggi, la prima gara è la gara di qualificazione olimpica, puoi benissimo non trovare la qualificazione, che tra l'altro era molto facile perché si è entrati con 7,93 e ha corso grandi rischi anche Saladino, il favorito, che solo all'ultimo salto ha saltato 8,01. In altri casi si sarebbe rimasto fuori. Sono rimasti fuori anche 2 dei 3 americani atleti da 8,30, quindi qua vediamo proprio su Au, però credo che, eccolo qui, lo vediamo che non è un Au aggressivo, vedi l'ultimo salto. Ha avuto paura anche di caricare per non farsi male. Io credo che sulla gestione complessiva di Au il suo staff e anche la federazione debba un momento riflettere e tirare un po' le redini. Però Giorgio, io so che la corsa per il salto lungo non è una corsa libera come 100 metri, è una corsa controllata, misurata, esatto, eccetera. Però lo stesso, e quindi non è esattamente veloce come 100 metri, però mi sembrava più lento del solito. Sì, perché è chiaro, se tu hai un infortunio muscolare e se gareggi in una specialità di velocità, la massima velocità di punta ti fa paura. Sì. Hai paura di infortunarti, perché in allenamento ti puoi gestire. È un po' come il discorso del calciatore: quando è guarito da un infortunio muscolare, in allenamento non succede niente, perché prima decodifica il pericolo e poi fa la in partita, dove magari c'è un rimpallo, fai un movimento falso, acceleri, deceleri e ti fai male di nuovo. Anche Lorenzo ci ha detto oggi nel nuoto, uno che magari per un motivo o l'altro non nuoto per una settimana, due, fa il primo allenamento e come cominciare da capo. Poi dobbiamo celebrare però anche un primato italiano importante, con un tempo importante, di un'atleta importata, Libonia Grenot, che ha corso in 50-87, quarto tempo delle qualificazioni. È un'atleta che è diventata una cubana, diventata italiana per matrimonio, come già Magdalene Martinez, e che può arrivare anche alla finale. E poi d'altro in casa intanto Italia, le immagini proprio della Grenot, per la quale tu dunque vedi la possibilità di io penso di sì. Certo, i 400 è una gara molto dura, con una Sanya Richards, l'americana, che ha dimostrato di avere una marcia in più, però credo che la nostra possa avere le qualità per lottare. Comunque sarebbe storico che comunque un'atleta italiana, seppur importata, possa pensare di arrivare così. E poi altre note negative, parlavi della Kuzma. E la Kuzma ha fatto quello che poteva, 1.59.5, qui c'erano atlete davvero molto forti, molto preparate, doveva fare mezzo secondo meglio del proprio record personale, quindi fuori della sua portata. Male la Legnante, che sembra che non voglia più gareggiare in azzurro, perché dice tutte le volte che c'è una grande manifestazione io la buco. Male il nostro discobolo Kirkler. I nostri lanci male, però siccome è una situazione che si ripete ciclicamente, alla fine bisogna che anche i tecnici decidano se questi atleti che hanno fatto il minimo hanno la capacità agonistica per reggere a questi livelli, sì o no. Se non ce l'hanno, è inutile che li portino, anche se hanno fatto il minimo, perché sennò alla fine le spedizioni vengono sempre giudicate in negativo, come d'altronde avviene da qualche anno. Giorgio, a riconciliarci con l'atletica, la scoperta nel peso femminile di un atleta che davvero merita le copertine, la Vili. La Vili è un bel personaggio, un atleta maori, aveva già vinto il titolo mondiale, è cresciuto poco alla volta, è stato il festival nel peso femminile della traslocazione, la cara vecchia traslocazione rispetto alla rotazione. Ha vinto i 2 titoli, eccola qui, vediamo la Vili, questo colosso
neozelandese che si è un po' asciugata nel... è sempre una donnona, però è asciutta nel peso, perché poi ricordiamolo che nei lanci il grande lancio parte soprattutto dalle gambe, dalla esplosività delle gambe, e poi il resto del corpo trasmette l'accelerazione all'attrezzo finale. Infine heptathlon con il successo di sì. Dobrinskaya. È il primo oro dell'era post-Kluf, che la Kluf che io penso che rientri, qui si è presa un anno sabbatico, non farà il lungo e il triplo. La Dobrinska è una vincitrice comunque plausibile, è stata competitiva in tutte le sette gare, su un'altra connazionale, la Blonska, mentre l'americana Fontaine, che era in lotta per il titolo, ha bucato il giavellotto e ha preso 6, 7, 8 metri di distacco dalla Dobrinska, quindi comunque si può consolare con una medaglia, eccola qui la Dobrinska abbraccia la sua connazionale Blonska. Giorgio, in chiusura dell'atletica leggera, adesso spazio al nuoto, ti chiedo, non è iniziato benissimo per l'Italia, quali sono ormai le frecce al nostro arco? I salti con la Di Martino e la marcia, sì, ne avevamo 4, due sono andate via, la Di Martino deve tornare a ritrovare i 2 metri, Schatzer dovrebbe essere la nostra macchina da guerra, e comunque sì, qui in questo Olimpiade si dimostra che se non sei al 100% in uno sport puoi avere tutto il talento che vuoi, di strada non ne fai. Bene.